Allora, buongiorno a tutti. Allora, facciamo questo video per chiarire alcune situazioni, no? Perché qua noi tra virgolette che siamo pro, tra virgolette siamo pro Allegri, che non è vero un cazzo. No, perché ci sono parecchi messaggi che mi arrivano in privato, però i tifosi che difendono Allegri hanno i prosciutti, no. Mo ti spiego io. Abbiamo capito che Allegri fa un calcio scadente. Allegri probabilmente non insegna calcio, l'abbiamo visto tutti, perché è sotto gli occhi di tutti, e se diremo il contrario saremo degli imbecilli e bugiardi. Quindi non ci volete voi per capire che Allegri non gioca un bel calcio, e probabilmente neanche gioca a calcio, ok? Voglio parlare a nome di tutti gli allegriani, tra virgolette, perché qua ormai allegriani, non allegriani, c'è una guerra sul web inspiegabile. Comunque, voglio spiegare a tutti. Detto questo, spieghiamolo a tutti. Allora, Allegri non gioca un grande calcio, non lo gioca proprio questo cazzo di calcio Allegri, giusto? Ok. Però la differenza tra i non allegriani che lo insultano, lo infamano tutti i giorni, nei loro video, ogni qualvolta la Juve pareggia, perde, vince, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Gli allegriani, tra virgolette, ribadisco tra virgolette, lo hanno capito che devono rassegnarsi, quindi l'allenatore Allegri non puoi fare ogni giorno un video contro Allegri perché la Juve ha giocato male, perché Allegri quella ha giocato bene, perché Allegri... cioè capite? Non ha senso. La Juventus, se voleva esonerare Massimiliano Allegri, l'avrebbe fatto già con il Monza, ma tutto ciò non è accaduto, ok, anzi l'avrebbe fatto con il Benfica. Quindi chi sono gli stupidi che continuano a farsi il sangue amaro per Allegri? Voi o noi? Ditemelo, perché non ci siamo capiti forse. Noi, fin quando Allegri sarà sulla panchina, e ti parlo da gente che va allo stadio, che spende soldi, passione e amore per la Juventus, ok? Probabilmente ho visto più partite io che qualche coglione qui su YouTube in 3 mesi di libertà, anzi 2, siamo a febbraio, sono stato scarcerato l'8, 8 dicembre scarcerato, siamo a febbraio, mi sono già visto 3 partite, e a marzo vado a vedere Inter-Juve, per farti capire, no? Giusto? Vabbè, per farvi capire, questi imbecilli su YouTube... Facile stare lì seduti, non metterci soldi né passione, e criticano. Ma ci sta, ma per l'amor di Dio. Ma te l'ho detto, abbiamo capito tutti che Allegri non gioca a calcio. Ma chi è che non l'ha capito? Tutti non l'hanno capito, ok? Non gli piace giocare a calcio. Forse non sa insegnare calcio. Forse è un gestore che sa tenere lo spogliatoio adeguato, ok, a bada, perché la Juventus in questa situazione non è detto che con altri allenatori sarebbe rimasta così compatta, sarebbe, come cazzo si dice, ok, non è detto che con altri allenatori la Juventus era così compatta. Detto ciò, la Juventus ha 47 punti sul campo, non potete dir di no. No, perché sento gente che sfotte Allegri. No, la Juventus ha 47 punti sul campo, ragazzi, 47. Quindi è inutile che sento gente che dice sei stata la rovina della Juve quest'anno e quest'anno ancora di più, perché no. Voi date
date la penalizzazione come se fosse colpa di Allegri, cioè come Allegri si fosse dato 15 punti da solo. Cioè, capito la cosa grave qual è? È che voi state calcolando la classifica della Juventus dando le colpe ad Allegri coi meno 15. Cosa da folli, cosa che solo quello stavate aspettando. Io dico, ok, avete ragione, Allegri non gioca un bel calcio, non lo gioca proprio. Avrei tenuto Sarri, sì, un altro anno, due, sì, sono uno di quelli. Avrei tenuto Pirlo, sì, un altro anno, sì, mi avrei tenuto anche Pirlo. Però, se questi hanno voluto chiamare Allegri, è inutile che ogni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu prendi il cellulare e ogni partita Allegri! È facile così. Pure io faccio milioni e milioni di visualizzazioni. Mi prendo, mi metto là, spacco sedie, giardino, macchine e faccio le visualizzazioni. Ma è semplice così. Invece dovete ragionare, dovete farvene una ragione. In panchina c'è quel personaggio lì. Che vi piaccia o no? Vai, vai. Per questo mi incazzo. In panchina c'è Allegri. È inutile che tu mi fai 60.000 video al giorno dove dici Allegri, con Allegri non si va da nessuna parte. Raga, ma lo sto sentendo da anni, da anni. Ma sti video qua sono sempre gli stessi da anni. Ma te lo giuro su mio figlio, questi video qua sono gli stessi da anni. Con Allegri non va da nessuna parte, perché bisogna cacciarlo, perché quelli che difendono Allegri sono il male maggiore del calcio, perché quelli che lo odiano capiscono di calcio. Sempre questo è diventato questo YouTube. E si sta parlando tra juventini, stai parlando tra juventini, non è che dici vabbè tifosi di altre squadre. Stiamo parlando tra juventini a juventini. Ormai tu critichi Allegri? Sei il numero uno, capisci di calcio. Tu lo difendi? Ma tu non capisci un cazzo di calcio. Questo è diventato YouTube. Questo è diventato YouTube. Gente che giustamente ha studiato, sta chiuso in casa, non fa un lavoro e vuole spiegare tattiche, schemi, allenatori, vogliono fare gli allenatori. I giornalisti su YouTube e che ti fanno il video partendo dicendo analizziamo Spezia Juventus. Che cazzo vuoi analizzare tu? Troviti una fatica, analizzi, che vuoi analizzare? Troviti una fatica, analizzo. È facile. Vai a scuola, studi, sai parlare la lingua, vai là e analizzi. Che cazzo ci sta a analizzare? Tutti buh. Ma scusate, se voi avete questo sogno di analizzare, di fare gli allenatori, di fare i professori, vai tu, andate a studiare a Vinovo. Cioè, perché non vi capisco. Quindi, ribadisco, Allegri l'abbiamo capito che fa un calcio di merda. Noi l'abbiamo capito però, ci siamo rassegnati, ok? Fin quando sarà sulla panchina verrà sostenuto, ok? Sostenuto, no, a livello Allegri. Sostenuto, ok? Fine, stop, l'abbiamo capito. Allegri fa un calcio di merda, io l'ho capito. Vediamo se riuscite a capirlo anche voi, che non ci possiamo fare niente e che chiamate la società e fatele esonerare. Anzi, tutti quelli che criticano Allegri non si sono mai andati a vedere una partita. Andate a mettere i soldi con la Juventus, andate a mettere amore e passione. Dove siete? Facile da YouTube, eh? Ciao belli.